Cari amici, ben ritrovati. Il telegiornale della sera in diretta su Antenna Sud, in apertura all'ex Ilva di Taranto, all'interno della quale, in particolare nella mensa, sarebbe possibile accedere senza il Green Pass. A dirlo sono fonti sindacali e a consentirlo sarebbero le dimensioni della struttura. I dettagli nel servizio firmato dal direttore Gianni Sebastio. Nell'ex Ilva di Taranto i lavoratori che accedono alla mensa non devono esibire il Green Pass, lo ha verificato AGI con fonti sindacali, dopo il caso scoppiato in un'azienda piemontese. In Ilva, spiegano fonti WILM, ad AGI la situazione è completamente diversa. Ci sono due mense attualmente in funzione, quella centrale e quella dell'acciaieria. Sono molto grandi e offrono larga possibilità di spazi, attualmente inoltre sono usate da appena il 20% degli abituali frequentatori. Il siderurgico di Taranto uno degli stabilimenti industriali più grandi d'Italia. A ciò si aggiunga, rilevano le fonti WILM, che coloro che sono sugli impianti, che costituiscono una fetta importante della popolazione lavorativa del siderurgico, non vanno a mensa, ma ricevono direttamente sugli stessi impianti il cestino che hanno prenotato e lo consumano nel refettorio. Per la WILM attualmente nell'ex Ilva è al lavoro il 50% della forza rispetto ad un organico di 8.200 dipendenti. 2.300 persone circa sono in cassa integrazione post-Covid e altri 1.000 sono in ferie. La stessa cassa Covid della durata di 13 settimane è stata accordata dal governo all'azienda dopo l'ultimo incontro e va in sostituzione della cassa integrazione ordinaria per la quale era già stata attivata la relativa procedura. Travolge un turista con l'auto e fugge senza prestare soccorso, ritracciato il risultato positivo a cocaina e alcol, è successo nella notte a Gallipoli. Investe un turista e scappa senza prestare soccorso, ma il suo numero di targa viene segnato da alcuni ragazzi presenti. A finire nei guai un cittadino di Parabita che dovrà rispondere di omissione di soccorso. L'episodio è accaduto nella notte, intorno alle 4 a Baia Verde di Gallipoli, lungo Via delle Dune, una zona molto trafficata in qualsiasi ora, soprattutto in questo periodo dove molti giovani frequentano i locali notturni di intrattenimento. Lì un turista campano di 22 anni è stato travolto da un'auto pirata. Il conducente, un giovane di 25 anni al volante di una BMW, è stato comunque rintracciato dalla polizia grazie alla prontezza di alcuni testimoni che siano riusciti a prendere la targa della macchina e a chiamare immediatamente il 113. Il turista ferito invece è stato trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita, è ricoverato per sospetta frattura delle vertebre. Il giovane parabitano, raggiunto dagli agenti presso la sua abitazione, ha ammesso le proprie responsabilità. Sono stati effettuati test alcolemici e tossicologici ed è risultato positivo. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti. Mentre il Consiglio Comunale osservava un minuto di silenzio, venivano celebrati nella Chiesa dei Sette Dolori a Francavilla Fontana i funerali di Davide Lerna, lo sfortunato 21enne deceduto nella notte di San Lorenzo. Michele Giurlà. L'arrivo del feretro bianco, il minuto di silenzio osservato dal Consiglio Comunale. I pianti, il dolore rotto per pochi secondi dal rombo delle moto inginocchiate davanti alla chiesa dei Sette Dolori di Francavilla Fontana, dove nel pomeriggio di giovedì sono stati celebrati i funerali di Davide Lerna, lo sfortunato 21enne vittima del terribile incidente registrato nella serata di martedì sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana con Manduria. Don Giuseppe Leucci ha parlato della necessità della preghiera, di quel bisogno di unire al dolore la speranza di resurrezione. Eppure non c'è conforto nel cuore di chi Davide lo conosceva, di chi Davide lo amava, amici, parenti, il fratello, la mamma Miriam, una comunità, quella francavillese, impotente davanti ad una tragedia senza un perché, ad un pianto collettivo che non conosce sosta, solo domande, solo lacrime, solo preghiera, appunto, un bisogno, una necessità, una vita spezzata in una maledetta notte di stelle cadenti. L'atleta olimpica Antonella Palmisano, mottolese d'origine, dunque in provincia di Taranto, è tornata a casa e dunque qualche ora fa l'ha intervistata per Antenna Sud il nostro Leo Spalluto. Ascoltate. Sei riuscita a realizzare la grandezza dell'impresa che hai compiuto, un'impresa che anche dal punto di vista stilistico dello sport, della marcia, è stata assolutamente perfetta. Devo dire che ho riguardato la gara per capire che era tutto vero, nel senso che
Ok, l'ho fatta, ma avevo veramente bisogno di essere un pochino, di vederla con un occhio esterno. E l'ho fatto, penso, 3 giorni dopo, 2 giorni dopo essere arrivata a casa, quindi ho rivisto la gara e lì ho capito che l'ho fatto veramente, ed è stata proprio la gara che ho voluto fare. E quindi adesso sì, l'ho realizzato. Certo, sono ancora tanto contenta e sono ancora sommersa da luce. Ho tanti aggettivi per dire come sono adesso, per specificare come sono adesso, però uno di questi è lo stupore. Nello stadio di Mesagne invece festa per un altro campione olimpico, in questo caso Vito dell'Aquila. Mesagne festeggia il suo campione Vito dell'Aquila. L'amministrazione comunale ha voluto celebrare con una serata speciale la medaglia olimpica mesagnese. Un momento di divertimento con la presenza del comico televisivo Gianluca Impastato, alla presenza delle massime cariche istituzionali che vedono in questo giovane atleta un importante simbolo per guardare con fiducia al futuro post-pandemia, lanciando un messaggio di speranza soprattutto ai giovani. Com'è cambiata un po' la vita in questi giorni? È un po' stressante, però mi piace ricevere tutto questo affetto. Non vedo l'ora di ritornare ad allenarmi a Roma e Road to Parigi 2024. È il minimo che potessimo fare per questo ragazzo, che è un ragazzo straordinario, un campione nello sport e un campione nella vita. Nonostante la sua giovane età, è riuscito a conquistare un oro, quindi un riconoscimento internazionale, il più importante dei riconoscimenti per uno sportivo. Ovviamente si colloca all'interno di un contesto in cui già in passato questa città è riuscita ad esprimere un'altra medaglia d'oro. Quindi sentivamo il dovere di ringraziare. Grazie, non solo Vito, ma tutto il movimento del Taekwondo. Secondo me possiamo vedere forse una nota positiva nel lungo periodo del Covid, che forse ha agevolato anche l'allenamento, la capacità di concentrarsi sugli obiettivi importanti dal punto di vista sportivo di questi grandi atleti, e così scopriamo di avere probabilmente un vivaio molto importante che andrà sicuramente alimentato. Sono tutti segnali positivissimi che ci dicono che l'Italia sta ripartendo alla grande sotto tutti i profili. Un abbraccio tra amici e parenti, non sono mancate anche in questo caso le istituzioni a Fagiano, invece per Silvia Semeraro, anche lei da poco ha lasciato Tokyo. È tornata a casa Silvia Semeraro, nella sua amata Fagiano, che l'ha accolta a braccia aperte con una grande festa che il sindaco Antonio Cardea ha organizzato per lei ed in cui ad attenderla c'era anche il suo primo maestro. È stato un onore, a un punto dalla semifinale poi sarei stata a medaglia, però penso di aver lasciato il segno a Tokyo e l'hanno visto tutti e me l'hanno anche... l'ho anche avuto, però... Però non ho nessun rimpianto e penso che questa sia una cosa principale. Sicuramente mi rifarò e non lascerò nemmeno una briciola più perché questa sono io, quindi mi andrò a prendere tutto, tranquilli, mi andrò a prendere tutto. Sindaco, è stata accolta, lei è accolta come una vincitrice perché lei resta una vincitrice. Beh, guarda, per Fagiano lei è la vincitrice, ci ha abituata a tante vittorie, quindi non potevamo fare di meno. Questo è il minimo che abbiamo potuto organizzare per la nostra grande Silvia. Lei è stato il suo primo maestro. Che emozione. È un'emozione fortissima, ma non solo, sì, l'Olimpiade è la massima espressione, no? Però anche prima, quando vinceva, cioè vinceva con facilità le gare così, poi ha iniziato a fare campionati italiani, europei, mondiali e si è perfezionata sempre di più. Ma io dico, cioè già quando era piccola era molto determinata, capace, sapeva già quello che voleva. Si è conclusa la sua avventura a Tokyo, non si è conclusa con l'oro, ma Silvia ha rappresentato nella sua categoria il karate femminile, ha portato l'Italia a Tokyo, ha portato alle Olimpiadi il nome della sua città e questa è stata la sua più grande vittoria. C'è una notizia dell'ultima ora di cronaca appena giunta in redazione. Intanto vi mostriamo le immagini perché un vasto incendio si sarebbe sviluppato nella zona di Porto Badisco. Siamo Ragazzi, in è qualcosa di Salento. Ecco, vedete che cosa è avvenuto sostanzialmente poco fa. Fiamme alte, lingue di fiamme alte, naturalmente tanta paura perché vedete che la zona è vicina a strade molto frequentate, ci sono anche dei locali commerciali. A breve avremo ulteriori dettagli per darvene notizie. Intanto
Parliamo di un altro allarme, questa volta fortunatamente un falso allarme perché si trattava di una esercitazione. Ci spostiamo per farlo al porto di Taranto, allerta per un pacco bomba. Lo ripetiamo, solo un'esercitazione organizzata dalla Capitaneria di Porto di Taranto con la Polizia di Frontiera, gli artificieri della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la stazione dei Vigili del Fuoco e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Lo scenario ipotizzato ha previsto segnalazione anonima sul rinvenimento di un pacco sospetto presso la banchina del terzo sporgente. Così sono state messe in atto le procedure di allerta previste in questi casi, con la richiesta di intervento della Polizia di Frontiera e il coinvolgimento dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale coinvolto, dopo aver trovato la valigetta abbandonata contenente un ordigno esplosivo. È saltata dopo un paio di minuti, provocando un incendio che si è propagato sul ponte di coperta dell'unità mercantile nel corso delle operazioni di imbarco di COILS. Naturalmente, lo ripetiamo, è andato tutto bene, si trattava di una esercitazione, sempre meglio farsi trovare pronti. Adesso andiamo avanti, ci spostiamo al carcere di Taranto, dove ci sarebbe un'ala nuova, bella e pronta, ma inutilizzata. La denuncia arriva dai rappresentanti della Camera Penale Ionica dopo un sopralluogo di questa mattina. C'eravamo anche noi. Che ferragosto sarà in questa struttura? Ma ovviamente sarà un ferragosto molto caldo, un istituto penitenziario caratterizzato dal sovraffollamento, una popolazione presente di circa 600 detenuti a fronte di una capienza massima di 300 unità. Si confermano anche a Taranto spesso difficili le condizioni di vita nelle carceri italiane. Aderendo all'iniziativa promossa dall'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali, quella tarantina ha fatto visita all'istituto di Via Magli con il presidente Gianluca Mongelli e i colleghi, il vice Carlo Raffo e il delegato ai rapporti con il carcere Gianluca Sebastio. Siamo stati accolti dalla direttrice facente funzioni, la dottoressa Fiorentini, dal vice comandante della polizia penitenziaria che ci hanno fatto fare una visita di tutti gli ambienti. Abbiamo avuto modo di parlare direttamente con diversi detenuti e di raccogliere tutte le problematiche che ci sono, che sono legate principalmente ad una struttura che è fatiscente, e abbiamo appurato l'esistenza di una nuova ala che è stata definitivamente completata, però ci spiace dover rilevare che questa sezione non è ancora totalmente fruibile per problemi burocratici. Sotto questo punto di vista segnaleremo subito all'Unione Camere Penali Nazionali affinché si faccia portavoce col Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria perché si risolva questo problema. Sovraffollamento, ma anche evidentemente mancanza di personale, problemi che in effetti sono annosi, però su queste questioni ci sono sempre dei rimbalzi di responsabilità. A vostro parere come si possono risolvere questi problemi? Chi deve intervenire? Ma ovviamente devono intervenire le istituzioni, noi siamo qui per controllare e verificare che siano rispettati i diritti dei cittadini. Torniamo alla notizia di cronaca dell'ultima ora, l'incendio che si è sviluppato a Porto Badisco, siamo sulla litoranea di Otranto nel Leccese. L'incendio intanto è ancora in corso, questo è un aggiornamento di questi minuti, e si è sviluppato un vero e proprio fuggi-fuggi a seguito delle fiamme, come si può notare anche da queste immagini. Si tratta dell'ennesimo incendio in questa zona, un incendio di vaste proporzioni che sta riguardando in particolare la macchia mediterranea, ma che avrebbe lambito anche alcune abitazioni che naturalmente in questi minuti si sta provvedendo ad evacuare. Ci sarebbero sul posto 7 squadre dei vigili del fuoco, ma è stato anche richiesto l'intervento di un Canadair, tuttavia in questi primi minuti sembrerebbe ancora non disponibile, vedremo insomma come si evolverà la situazione. Andiamo avanti con il telegiornale in attesa di ulteriori aggiornamenti da questi luoghi e poi naturalmente vi forniremo ulteriori dettagli. Adesso è il momento di guardare insieme le notizie in breve da Taranto. La Grecia ha preso con dolore dagli stessi familiari la notizia della scomparsa del maestro Gianluigi Gelmetti, uno dei suoi più grandi direttori d'orchestra. Con la scomparsa di Gelmetti, sottolinea il direttore artistico Pino Romano, è facile immaginare quanto da oggi sia più povera la scena musicale. Oltre ad essere un grande amico dell'orchestra, sottolinea, in tutti questi anni ci aveva mostrato affetto e fatto sentire il suo incoraggiamento. L'impegno del Comune di Taranto per le scuole cittadine riguarda 30 interventi tra quelli già in corso programmati,
predisposti per consentire la ripartenza di settembre. Con un impegno che sfiora i 3,7 milioni di euro, l'esecutivo guidato dal sindaco Rinaldo Melucci punta a ripetere l'ottima performance dello scorso anno, che consentì la riapertura dei plessi in totale sicurezza dopo la lunga chiusura causata dalla pandemia. L'intervento più corposo, partito a inizio 2021, riguarda l'adeguamento per 2,7 milioni alle norme antisismiche dell'Istituto Alfieri e il miglioramento dell'efficienza energetica attraverso la totale coibentazione e la sostituzione di tutti gli infissi, che si concluderà nell'arco di un paio di anni. L'assessore al welfare dell'amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli, ha visitato il centro estivo dell'oratorio San Francesco De Geronimo nel quartiere Tamburi, organizzato dai servizi sociali del comune. Con le mascotte Topolino e Minni, i bambini si sono divertiti tantissimo a cantare, ballare e giocare. Anche qui il presidente e gli educatori dell'associazione La Rosa dei Venti stanno facendo un ottimo lavoro, ha evidenziato Ficocelli. Sono contenta soprattutto per le attività dedicate all'integrazione e all'inclusione dei bambini immigrati e disabili, che sta avvenendo sotto la guida dei servizi sociali. La chiusura dell'UTI in unità di terapia intensiva neonatale della Santissima Annunziata di Taranto non può e non deve diventare motivo di polemica politica, lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Marco Galante. La situazione era nota da un anno e l'ASL di Taranto avrebbe dovuto programmare per tempo l'implementazione dell'organico, non cercare di tamponare una situazione d'emergenza dovuta al pensionamento del primario del reparto. Ora sono in corso, conclude Galante, incontri tra ASL, assessorato alla sanità e policlinico di Bari, per l'arrivo di neonatologi del capoluogo di regione. Un nuovo gruppo nasce in seno al Consiglio Comunale a Taranto. Taranto 2030 con Melucci sindaco, questa la denominazione del nuovo gruppo consiliare in seno all'amministrazione comunale di Taranto. Fanno parte i consiglieri comunali Gina Lupo, che assumerà anche la funzione di capogruppo, Emidio Albani e Cosimo Ciraci. Il nome del gruppo si rifà all'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro pianeta. Lo scopo, scrivono in una nota Ciraci, Albani e Lupo, non è soltanto quello di dare stabilità all'attuale maggioranza, ma anche quello di favorire le migliori condizioni per una riconferma dello stesso sindaco Melucci alle prossime elezioni amministrative del 2022, nonché di approfondire il dibattito sui temi dell'agenda 2030 e della transizione giusta per Taranto, che sono di attualità per ciò che sta accadendo intorno a noi e che impone un'accelerazione sui cambiamenti degli stili di vita e del nostro modello di sviluppo. Con questi intenti, concludono Lupo, Albani e Ciraci, e questi valori, il nuovo gruppo consiliare si costituirà in soggetto politico di natura civica, aperto alla società civile, al mondo dei giovani e alle professioni. Lo stesso neonato gruppo chiederà al sindaco di Taranto Melucci un incontro nelle prossime ore. È successo in Città Vecchia a Taranto, prima un incidente stradale, poi un'aggressione, o meglio il tentativo. Un uomo è stato investito in via Garibaldi da un'auto, sul posto un medico in vacanza in Puglia, residente al nord che si stava recando in aeroporto, e un poliziotto fuori servizio. Entrambi hanno prestato le prime cure al malcapitato, un sessantenne, dopo l'incidente. Però si sono accalcate centinaia di persone che passeggiavano in zona, creando involontariamente ostacolo e rallentando le operazioni di soccorso. Poco dopo l'incidente alcuni parenti dell'uomo investito sarebbero giunti sul posto, uno di questi si sarebbe anche scagliato contro il conducente dell'auto, che ha rischiato dunque il linciaggio tempestivo. L'intervento del poliziotto, nonostante fosse fuori servizio, si è lanciato insomma per fermare la folla ed è riuscito non senza difficoltà ad evitare il peggio. Sul posto anche un'ambulanza con la quale il pedone è stato trasportato al pronto soccorso, ha riportato la frattura del cranio. Poco dopo anche due volanti della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Locale. E adesso un sopralluogo nella zona PIP di Talsano. Un segnale di ripartenza anche per le imprese. Visita nella zona industriale di Talsano del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e del consigliere comunale Dante Capriolo. Un sopralluogo istituzionale alle imprese del consorzio Impretal. Noi periodicamente insomma cerchiamo di visitare le nostre eccellenze e qui possiamo parlare sicuramente a ragione di un luogo dove in periferia, a Talsano, insomma, è nata una grandissima infrastruttura che noi stiamo cercando di accompagnare
aiutare, di assistere, di proteggere anche nel suo percorso con tante imprese locali, tanti giovani lavoratori locali, in tanti settori altri, come diciamo noi, di buona economia, economia reale, che non sono collegati alla monocultura industriale necessariamente e che sono, come dire, la testimonianza di quel fermento che la città sta vivendo. Ma quali sono gli obiettivi di questo consorzio di imprese tarantine? Nelle parole di Cinzia Cardone, consulente Impretal. La visione europea porta necessariamente a raggiungere degli obiettivi che sono quelli del 2050, dove lo sviluppo economico deve essere uno sviluppo sostenibile. Per cui noi abbiamo realizzato ormai un comparto che è sotto gli occhi di tutti, però da questo momento in avanti dobbiamo puntare sull'innovazione e sulla sostenibilità. Oggi vediamo degli imprenditori che stanno lavorando, capannoni che si sono realizzati, strade realizzate, imprese che stanno esportando, quindi continuiamo a pensare, come lo abbiamo immaginato tanti anni fa, che un'altra Taranto che è diversa, è green, che non inquina, è possibile. Questa dell'area Pippi di Dalsano è una dimostrazione. La nomina, arrivata solo il 3 agosto scorso, era diventata un caso politico a distanza, infatti, di neppure 10 giorni, il dietrofront della Regione Puglia e del governatore Emiliano, che ha revocato il decreto di nomina di Francesco Birtolo a commissario straordinario della Fondazione Giovanni Battista Imperiali. La comunicazione, quindi il nuovo decreto firmato da Emiliano, è stata recapitata al comune di Francavilla Fontana. Al momento non si conoscono le motivazioni. Adesso le nostre notizie in breve dal Brindisino. Il presidente della provincia Riccardo Rossi ha provveduto a rinnovare la convenzione tra l'ente provincia e la direzione casa circondariale di Brindisi, che scadrà il prossimo 20 novembre, volta ad ospitare nella provincia di Brindisi detenuti per progetti di pubblica utilità in favore della collettività per ulteriori 24 mesi, a far data dal 21 novembre prossimo per attività di volontariato a titolo gratuito. La stessa casa circondariale aveva manifestato con propria richiesta la volontà di riprendere la collaborazione con la provincia di Brindisi, finalizzata al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti a titolo di volontariato e anche a titolo gratuito. La lotta per contrastare l'avanzata della xylella fastidiosa non può ricadere sulle sole spalle e le tasche degli agricoltori. E questo è il messaggio forte e chiaro che CIA Salento, declinazione territoriale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, vuole lanciare in un momento particolarmente decisivo nella lotta all'insetto vettore. L'organizzazione agricola in particolare si rivolge ai comuni, ma non solo. Per arrestare l'avanzata della xylella fastidiosa è indispensabile l'impegno di tutti. Soprattutto le amministrazioni comunali devono sentirsi parte attiva per scongiurare il fallimento delle misure, ma anche dei provvedimenti sinora adottati, tra cui il rimborso dei costi sostenuti per le pratiche di prevenzione fitosanitarie obbligatorie. Nei giorni scorsi si è insediata ufficialmente la consulta per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale della città di Francavilla Fontana. Salvatore Madaghiele è stato eletto presidente all'unanimità. Ringrazio tutti per la fiducia riposta nella mia persona. La consulta, dichiara il presidente Salvatore Madaghiele, sarà da subito al lavoro per supportare le iniziative proposte dal Comune. Alla consulta per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale spetterà il compito di interloquire con l'amministrazione comunale sulle scelte che riguarderanno il futuro della mobilità cittadina, raccogliendo le istanze ma anche i suggerimenti provenienti dalla cittadinanza. I membri eserciteranno la propria funzione a titolo gratuito. Cosimo Salinaro, 16 anni, di Torre Santa Susanna, ha vinto il titolo junior nei campionati del mondo di tiro a volo di fossa universale svoltisi a Malaga, in Spagna, nel weekend scorso. L'atleta brindisino, tesserato per le Fiamme Oro, ha sbaragliato i diretti concorrenti, il francese Agez Argento e il spagnolo Lopez Bronzo, ed è salito sul gradino più alto del podio, vivendo l'emozione di cantare l'inno di Mameli. Grande soddisfazione per i suoi genitori, ma anche per il suo tecnico federale Antonio Smedile e per tutto il mondo tiravolistico pugliese. Report sulle intimidazioni ai giornalisti nel 2021, c'è anche una mesagnese. Tra un po' ti vengo ad uccidere, a te e dalla questura che ti copre. Adesso ti seppellisco io. Sono alcuni messaggi ricevuti nel mese di maggio dalla giornalista mesagnese Fabiana Agnello, inserita nel report ministeriale del Servizio Analisi Criminale sugli atti intimidatori perpetrati nei confronti dei giornalisti. Sono 110 gli episodi nel 2021 fino al 30 giugno, con un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 18 sono gli episodi legati alla criminalità organizzata, tra questi anche quello legato a Fabiana Agnello, che
approfitta anche di questo episodio per lanciare un messaggio di legalità. Noi diffondiamo, abbiamo il dovere dell'informazione e appena ricevuti quei messaggi sì, ho prontamente denunciato, ho avuto paura in quel momento, ma ho dovuto farlo, sentivo la necessità di farlo e la mia risposta a quelle minacce di morte che ho ricevuto dalla criminalità organizzata locale è stata poi l'organizzazione del premio Nestas nella città di Mesagne, perché quella sera a Mesagne era presente lo Stato, c'era il prefetto, c'era il questore, c'era il colonnello dell'arma, c'era la guardia di finanza, ed è stato davvero un messaggio forte che abbiamo lanciato alla criminalità organizzata. Noi conduciamo ogni giorno delle piccole battaglie, ma è chiaro che la guerra non è ancora finita e sono proprio questi momenti in cui governa il silenzio, in cui è importante far sentire la voce di chi deve instillare nelle nuove generazioni il seme della legalità. E io ringrazio ogni giorno il procuratore De Dono, prima come figura istituzionale, come rappresentante delle istituzioni, e poi perché come cittadina ha la responsabilità di costruire e di migliorare la società e di svilupparla al meglio per tutti. Quarta edizione per la piazza, la politica dopo le ferie, la kermesse ideata dal direttore di affariitaliani.it. Torna anche Giuseppe Conte, ospite insieme ad altri big. Parliamo dell'ex premier. Lo scorso anno, dal palco allestito in piazza Plebiscito, Giuseppe Conte parlò di vaccini e di un obbligo che no, non riteneva giusto. Sarà interessante sapere se ha cambiato idea. L'ex premier è ora numero uno dei 5 Stelle. Anche quest'anno ospite della piazza, la politica dopo le ferie, la fortunata kermesse ideata dal direttore di affari italiani, Angelo Maria Perrino, già in presentazione munito di paletta rossa. Sì, spero di usarla solo per sollevarla nel caso di risposte elusive, e se no mi hanno detto che potrei anche eventualmente colpire se qualcuno non si attiene ai temi e divaga come a volte fanno i politici. Grandi ospiti in programma spalmati in 3 serate dal 27 al 29 agosto, oltre a Conte, Durigon, Giorgetti, Tajani, Paragone, Fassina, Rosato e non solo. Abbiamo Berlusconi, Salvini, Conte abbiamo detto, Giorgetti, insomma non mi dilungo perché sono tantissimi, più degli altri anni. Avremo anche un sondaggista che ci dirà chi vince le elezioni comunali nelle grandi città. Insomma, un appuntamento ormai imperdibile nell'estate celiese. Beh sì, è un appuntamento ormai che si è consolidato nella nostra città e siamo felici insomma di ospitarlo anche quest'anno. È un evento, come dicevi, insomma, di approfondimento sugli scenari politici, sulle dinamiche politiche, su quelli che sono gli argomenti della politica subito dopo le ferie. È tutto, grazie per la vostra attenzione e buona serata.